Ciao ragazze, allora nuovo video. Come prima cosa vi chiedo scusa per questo mio make-up a metà, in quanto ho deciso oggi di realizzare con voi una full face utilizzando dei prodotti Sien che sono usciti proprio questa settimana in tutte le filiali Lidl. Avevo visto già i nuovi prodotti make up Sien sul volantino nella sezione appuntamento con la bellezza. Quando poi sono arrivata in negozio ho visto come sempre l'espositore con tutti i pezzi della collezione, che appunto è composta da prodotti make up più smalti, vi ricordo in limited edition, quindi che possiamo trovare appunto da Lidl fino ad esaurimento scorte. Questa limited edition si chiama Summer Fresh ed è composta da 2 mascara, 2 matite per gli occhi, 4 lip gloss, 4 matite contorno labbra, 4 rossetti, 2 ombretti mono, 8 smalti. Devo dire che la maggior parte di questi prodotti che ho trovato appunto da Lidl non li avevo mai visti in precedenza, mentre alcuni già gli scorsi anni li ho provati. Avvicino ora un pochettino la videocamera di modo che possiamo iniziare a truccarci insieme con tutte le novità Sien. Come vi ho annunciato anche prima, inizio a parlarvi naturalmente dei 2 mascara, il Volume Mascara Extreme Lashes e il Waterproof Mascara Push Up. Entrambi i mascara non hanno un buon inci e sinceramente io non utilizzo spessissimo mascara Sien perché, tranne rari casi, non mi hanno entusiasmato moltissimo. Questa volta però ho deciso di provare Volume Mascara Extreme Lashes non waterproof. Ho deciso di acquistare questo prodotto perché naturalmente entrambi i mascara non hanno un buon inci, però fra i due ho visto che questo ha un inci un pochettino migliore. Lo scovolino del mascara celeste waterproof rispetto a quello del Volume Extreme Lashes ha setole un po' più distanti fra loro ed è un pochettino più grande, mentre lo scovolino di questo mascara è, vedete, abbastanza fine, inizia più grande e termina a punta. Entrambi i mascara contengono 10 ml e hanno un PAO di 6 mesi. Sono fornita del mio specchio e iniziamo subito ad applicare naturalmente il mascara. La profumazione non mi piace moltissimo perché lo sento naturalmente un pochettino sintetico. Essendo al primo utilizzo cerco di prelevare più prodotto possibile. Non mi sembra, già dalle prime passate devo dirvi, un granché. Più che altro non allunga molto le ciglia ma neanche le volumizza. Provo ad applicarlo anche in altri modi, magari sono io che sbaglio. Separa abbastanza bene le ciglia, cerco di prelevare più prodotto possibile. Ok, forse ci siamo, sta andando un pochettino meglio. Siamo praticamente alla terza passata. Una cosa che mi piace è che comunque, vedete, le rende anche un pochettino nere, ma per il resto, no ragazze, assolutamente. Ok, questo è il risultato del mascara dopo circa 3 passate e questa è la differenza con l'altro occhio. Devo dirvi che sì, sono rimasta un pochettino delusa perché il risultato non mi piace affatto. Continuo comunque con l'applicazione anche nell'altro occhio. Ok, forse con quest'altro occhio ci siamo un pochettino di più, nel senso che vedo proprio nello specchio le ciglia un po' più volumizzate, però ecco, bisogna stare qui a lavorarle per un bel po' di tempo. No ragazze, sinceramente non vi consiglio di acquistare questo prodotto. Approfitto ora ed idrato un pochettino le labbra. Entrambi i mascara hanno un prezzo di 1,49 euro. Passo ora a parlarvi delle 2 Kohl Kajal, ossia delle 2 matite occhi Sien. Sono disponibili in 2 colorazioni, nero e marrone, e devo dirvi che queste matite occhi, che hanno un prezzo di 99 centesimi, le vedo davvero molto simili ad entrambe le matite occhi, naturalmente anch'esse nere e marroni, disponibile tra il Make Up Sien in assortimento permanente. Allora, queste 2 sono le matite occhi della collezione permanente,
una marrone e una nera, mentre di questa limited edition io avevo la Colcajal, ossia la matita marrone, già dallo scorso anno. Vi faccio lo swatch, sulla mano è molto scrivente, però ragazze sinceramente non la utilizzo moltissimo perché sull'occhio non scrive un granché. E questo è lo swatch della matita nera in collezione permanente, che si chiama sempre Colcajal, e ragazze vi assicuro che è identica a quella che ho trovato nell'espositore. Voglio quindi ora provare su quest'occhio la Colcajal marrone e su quest'altro la Colcajal nera, di modo che avete, diciamo, un parere su entrambe le matite occhi. Parto con la Colcajal marrone e la stendo all'interno dell'occhio. Matita marrone all'interno dell'occhio stesa, e ragazze vi assicuro che queste sono due passate, la scrivenza è molto molto bassa, infatti ecco proprio per questo non applico mai questa matita perché sinceramente non mi piace moltissimo. Vado ad applicarla ora anche a mo' di eyeliner, ossia qui sulla palpebra. Ecco, sulla palpebra mobile ha una scrivenza molto molto migliore perché comunque si vede abbastanza. Il risultato davvero messo sulla palpebra mobile, quindi non a contatto con lacrime eccetera, mi piace moltissimo. In quest'altro occhio faccio la stessa identica cosa. Allora ragazze, è inevitabile dirvi che la matita nera ha una scrivenza all'interno dell'occhio ottima, infatti è una delle mie preferite, che non utilizzo moltissimo, fra poco vi spiego perché, però devo dirvi che funziona benissimo e soprattutto rispetto a quella marrone, oltre come potete vedere scrive molto meglio e dura molto di più. Applico la stessa matita anche a mo' di eyeliner, come ho fatto per l'altro occhio. Ottimo risultato anche per la matita. Ragazze, devo dirvi che il Colcajal che trovate nella Limited Edition è ottimo, sia all'interno dell'occhio che comunque messo a mo' di eyeliner, come faccio spesso io. Anche sfumata, questa è buonissima. Purtroppo entrambe le matite non hanno un buon inci, e questo è il motivo per il quale anche io non troppo spesso le utilizzo. Procedendo, ho poi trovato nell'espositore ben 4 lip gloss. Hanno tutti colori sul rosato e sul marrone. I lip gloss Sien, come sapete se seguite i miei video, non sono i miei prodotti preferiti. Prima cosa perché non hanno un buon inci, e seconda cosa perché tendono molto a seccarmi le labbra e a rendermele abbastanza appiccicose. Nell'espositore ho poi trovato 4 matite labbra. La maggior parte di queste matite labbra possono essere abbinate sia ai lip gloss che ai rossetti, di cui vi parlerò fra pochissimo. 2 di queste matite hanno una colorazione marrone, una più fredda e scura, una più calda, mentre poi abbiamo 2 rosati, un rosa proprio cipria e un color salmone. Nessuna di queste matite labbra ha un buon inci. Io ho deciso di acquistare la numero 04 Blueberry Passion, che è praticamente questo marrone scuro abbastanza freddo. Naturalmente anche le matite hanno un prezzo di 1,49 euro. Questo è lo swatch, sono morbidissime e devo dirvi che questo colore non so neanche se si abbinerà troppo al rossetto che ho preso, perché lo vedo, diciamo, più sul rossiccio, mi sembrava più freddino. E ora proseguo l'applicazione di questa matita labbra. È morbida, ha una scrivenza alta, la punta forse è troppo grande, soprattutto per fare questa parte qui. Prendo quindi un pennellino, prelevo prodotto e provo ad applicarlo con un pennello. Beh, con il pennello la situazione, diciamo, che sembra un pochettino migliorata, però ho notato anche dallo swatch che non è matte ma risulta, vedete, più satinata, e questa cosa, devo dirvi, non mi entusiasma particolarmente. Secondo me magari per tutti i giorni può essere applicata non solamente come matita contorno labbra ma anche, diciamo, direttamente su
tutte le labbra. Il colore, sono sincera, non mi piace moltissimo. Nell'espositore ho poi trovato ben 4 rossetti. Vi ricordo che i lipstick Sien hanno un incidente ottimo, in quanto sono a base di olio di ricino. Io ho deciso di acquistare il numero 40 frappuccino, e che nella mia mente speravo di abbinare naturalmente alla mia matita per le labbra, però non penso che vada così bene, speriamo. Questo colore è bellissimo e no ragazze, è proprio molto molto diverso. Provo ad applicarlo sopra. Mixati danno un colore molto carino. Beh ragazze, devo dirvi che il colore mi piace davvero moltissimo. Ho trovato poi nell'espositore ben 2 ombretti con questo packaging. Gli eyeshadow erano disponibili in 2 colorazioni, marrone e diciamo color panna, mentre il secondo blu e color panna. Fra i due, naturalmente, avendo acquistato il rossetto frappuccino, ho deciso di prendere la colorazione diciamo marrone e panna. Questi sono i colori. Il marrone, devo dirvi, mi sembra molto pigmentato, non mi sembrano affatto male, è un marrone freddo molto carino, e naturalmente anche questi ombretti hanno un prezzo di 1,49€. Provo ora ad applicare naturalmente questo duo, giusto per sfumarlo un attimo nella palpebra mobile e capire se vale o meno la pena acquistarlo. Un pochettino polveroso, quindi batto l'eccesso. Wow! Ha una pigmentazione assurda, ragazze! Si sfuma anche molto bene. Il colore è matte, questa cosa mi piace molto. Sfumo con un pennello pulito, prelevo anche il bianco e vado a metterlo qui sopra. Bene, questo mi sembra un pochettino perlatino, e porto il bianco anche qui all'interno. Davvero molto bello, mi piace molto. Wow. Procedo anche con l'altro occhio. Non mi aspettavo un marrone così pigmentato, devo dire. Vi ricordo che questi ombretti hanno un inci ottimo. Della collezione fanno parte infine vari smalti. Io ho deciso di acquistare questo colore qui perché mi sembrava fra tutti il più estivo e quello che comunque avrei potuto indossare sia sulle mani che sui piedi durante appunto tutta la bella stagione. Si chiama Berry Kiss e naturalmente è questo fucsia bellissimo. Anche gli smalti hanno un prezzo di 1,49€ e un inci ottimo. Ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa avete acquistato e provato voi di questa collezione estiva. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!